Come opposizione abbiamo presentato due mozioni che intendono coinvolgere maggiormente i giovani nella vita sociale e politica della nostra comunità. In sostanza un incentivo alla cittadinanza attiva che però non vuole essere una dichiarazione retorica. Quindi, innanzitutto l'idea è quella di recuperare un istituto che esisteva ma è rimasto inattivo per diversi anni, ovvero la consulta giovanile, che vuole essere uno spazio vero, concreto, in cui i ragazzi e le ragazze che hanno un'età compresa tra i 15 e i 25 anni possano esprimere i propri bisogni e direi anche i propri sogni, sapendo che il Consiglio Comunale poi ascolterà questa voce e ne terrà conto per tutte le scelte che vanno prese nelle politiche, nell'ambito delle politiche giovanili. Inoltre, una delle due mozioni intende far nascere una festa della cittadinanza che sia una celebrazione simbolica del passaggio alla maggiore età, quindi al pieno esercizio della cittadinanza attiva, che si vuole il più possibile attiva. La data che proponiamo è simbolica, è quella del 25 aprile, per ricordare i tanti giovani che hanno dato la vita per permettere alle generazioni successive di vivere da cittadini liberi e intendiamo anche ricordare che questa, la nostra, non è solo la cittadinanza dei cittadini italiani, ma che vogliamo esprimere una cittadinanza attiva europea. In modo particolare, la prima mozione che abbiamo proposto è per istituire l'iniziativa Compio 18 Festa della Cittadinanza, ossia una cerimonia da tenere ogni anno il giorno del 25 aprile per tutti coloro che compiono la maggiore età. Questa per incentivare la partecipazione attiva dei giovani nel segno della libertà, dell'uguaglianza nel nostro paese, valori appunto che si evidenziano proprio con la festa della liberazione del 25 aprile. L'altra mozione invece è quella per la riattivazione della consulta dei giovani, consulta che è stata istituita nel 2010, che però negli ultimi anni non ha prodotto iniziative. Quindi noi proponiamo di modificare il regolamento in modo tale da attualizzarlo e per quindi renderlo operativo già da subito. Queste due iniziative sono due iniziative innanzitutto bipartisan, quindi che coinvolgono maggioranza e opposizione, ma proprio tutto il paese, e servono anche a tirare i giovani che adesso purtroppo, anche a causa della pandemia, sono relegati, chiusi per la maggior parte del tempo in casa, per cercarli anche di aiutare ad inserirsi in questo periodo difficile nella vita sociale del nostro paese.